Perché si ritira? Perché sono vecchia, volevo avere una famiglia, adesso appunto sono diventata mamma da poco. Sì. Età, peso e altezza. Ho 33 anni, peso sui 53 kg, credo, un po' che non mi peso, e sono alta 1,59 m. Dove vivo? Vivo a Bolzano, sono nata lì. Tuffi, sono stati quasi tutta la mia vita perché ho iniziato a 6 anni e ho finito 2 anni fa. Ho avuto una carriera lunga, per fortuna è finita bene. Ho raggiunto, diciamo, il mio sogno, che era quello di una medaglia olimpica all'ultima Olimpiade. Allenamento. Mi allenavo sulle 6 ore al giorno, tanti pesi, tanti stretching, coordinazione, insomma, tante cose, un po' mi manca. Mi piacerebbe riprendere un po' anche solo per me stessa e fare qualcosina. Olimpiadi di Rio, senza dubbio l'esperienza più bella e più forte della mia vita. Devo dire che ancora oggi, se ci penso, mi vengono i brividi, il momento più bello della mia carriera. Ultimo tuffo, è stata una bomba mia a Torino alla ultima gara, ma l'ultimo tuffo lo associo a Rio, che era il doppio mezzo rovesciato. Volevo godermi questo momento, fare il tuffo per me stessa e dovevo fare 80 punti, ne ho fatti 81, quindi è un momento che ricordo molto volentieri. Perché si ritira? Perché sono vecchia. Perché a Rio già ero una delle più vecchie, ho 31 anni, volevo avere una famiglia, adesso appunto sono diventata mamma da poco e la vedo dura riprendere quello che facevo prima. C'è qualcuno che mi sta pressando e dice che si potrebbe riprendere tutto, vedremo. Stefano Parolin è mio marito, ci siamo sposati nel 2016 dopo le Olimpiadi di Rio, e adesso anche ovviamente il papà di Maya. Stiamo insieme da 7 anni, 8 ormai. Matrimonio, ci siamo sposati al mare, all'Isola d'Elba, perché è lì che ci siamo conosciuti, e devo dire che è stato proprio come lo sognavamo, cioè una grande festa, tutti a piedi scalzi, è stato proprio come lo sognavamo veramente. Abito da sposa, ho avuto l'occasione di indossare quello di Alessandra Rinaudo, l'ha fatto su misura per me e mi sono innamorata subito di uno dei suoi vestiti. Figlia Maya, mi è nata appunto il 23 gennaio, oggi ha quasi 5 mesi, mi ha rivoluzionato la vita ovviamente. Spero di non diventare una madre troppo apprensiva, per adesso mi sembro una mamma abbastanza normale, insomma. Incinta, devo dire che è stato uno dei periodi più belli della mia vita. Mi sono goduta la pancia e il mio essere in quel momento, veramente stavo benissimo perché comunque ho fatto un anno di pausa dopo Rio e mi sono goduta la vita, e poi invece è arrivato il momento che sono rimasta incinta, quindi veramente nel momento giusto e me lo sono potuta godere. Laurea, ma io onestamente non ho preso una laurea. Ho fatto un anno di università negli Stati Uniti, ma non mi sono laureata. Scienze della nutrizione. Tatuaggi ne ho 3. Uno ho fatto 17 anni dopo le Olimpiadi di Sydney, sul fondoschiena e cerchi olimpici. Poi ho fatto questo quadrifoglio, per fortuna. E poi ho una piuma di pavone qua sul costato. Rappresenta leggerezza, eleganza, trasportatrice dei sogni, e la sentivo un po' mia. Quanto guadagna? Mio marito mi prende sempre in giro perché non lo so, non sono una che guarda tanto queste cose. Sicuramente non sono paragonabile al calciatore, quello, ma diciamo che sto bene. Genitori, ho avuto la fortuna di avere due genitori così che mi hanno insegnato, insomma, i valori. Mi auguro di poter essere, insomma, altrettanto brava con Maya, io e Stefano.